tutti ragazzi, Lorenzo Lari qua per voi, finalmente bentornati in questo nuovo video. Allora, io sono veramente super in debito con voi, quindi eccoci qua finalmente a registrare il terzo episodio. Mangio per 24 ore solo due punti, facciamo una lista insomma infinita di alimenti. Allora, sono in debito con voi perché avevo chiesto nell'ultimo video 2000 like, stupidamente 2000 like, ragazzi, abbiamo superato miliardi di volte i like che avevo chiesto. Quindi eccoci qua con il terzo episodio, perché è una cosa che vi avevo promessa: se noi raggiungiamo un obiettivo, io sono in debito con voi e un contenuto ve lo porto per forza di cose. Mi raccomando, ora la richiesta sarà molto più onerosa, perché in questi casi questi tipi di video sono veramente micidiali, ragazzi. Quindi ho bisogno di tutto il vostro supporto se volete vedere altri video del genere. Tra l'altro, ora che sono in questa condizione con questo piede, sono diciamo Matteo, ne approfitterò per cercarvi di fare contenuti di questo genere. Non perché mi piacciono, non perché chissà per quale strano motivo, semplicemente perché sono contenuti molto intrattenitivi. Dato che spingere in palestra ora non posso, finché non mi passa il piede. Quindi, se volete vedere un prossimo episodio, mi raccomando ragazzi, arriviamo a 7000 like. E ora ne sto chiedendo veramente tanti, ma se volete continuare questa serie, arriviamo a 7000 like. Se non arriviamo a 7000 like, beh, meglio per me. Ve lo dico subito, dato che il protagonista dell'ultimo video erano i Nutella Biscuit, e da poco sono usciti i loro concorrenti. Quali? I Pandistelle Biscuits. No, non si chiama. I Bisco Crema Biscuits. I Bisco Crema sono usciti. Quindi ho avuto la malsana idea di dire: ma perché? Dato che sono in debito, devo fare un video comunque sui 24 ore mangio solo, anziché ascoltare tutti i vostri commenti che mi avete scritto degli alimenti impossibili da mangiare, per questa volta faccio come dico io, dato che comunque il video ve lo sto portando, e andrò a mangiarmi oggi solo 24 ore di Bisco Crema. E Bisco Crema non mi sta pagando per fare questo video. Bisco Crema inizia a pagarmi. Ti lascio qua sotto in descrizione i miei link di informazione. Se qualcuno di voi, ragazzi, tra l'altro, non mi segue su Instagram, mi raccomando, fatemi il favore di seguirmi, perché là ci divertiamo per 24 ore insieme. Partiamo subito. Se ancora non siete iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche per riceverne sempre una ad ogni mia nuova pubblicazione. Detto questo, io sono un personaggio nel mondo del fitness, quindi prima di iniziare questa sfida ci andiamo a pesare. Minchia! Raga, sto dimagrendo! 79,1 non li vedevo da quest'estate. In ogni caso, ci tengo a ringraziare in modo particolare il mio sponsor, Bulk Powder, perché sta facendo uscire delle cose veramente fighe. Questo è uno shaker in edizione limitata e non ho idea se, quando questo video sarà online, ancora ci sarà la possibilità di comprarlo. Perciò, sotto in descrizione, come al solito, trovate il link al sito con gli sconti e le offerte sempre aggiornate. Fidatevi, fateci un giro. Primo posto dove sono venuto a cercare questi Bisco Crema è l'Auchan, dove avevo trovato l'ultima volta i Nutella Biscuits. Vediamo se li hanno anche qua. E se non li hanno, sono fottuto. Ci ho fatto caso solo ora che dietro, vedete quel coso rosso? Cioè, sono le gomme. Sono le gomme estive che ancora ho dietro. Ma perché? Ok, raga, li ho trovati. Quanto viene un pacco? 2,99. Devo mangiare questi per un bel po'. Cosa ti pago? Ho lo sponsor per farlo, quindi vengo sovvenzionato. Ah. No, cioè, è un lavoro. Ma certo. Sono andato a prendere questo stupido carrellino, raga. Cosa sono? Per spalmare la crema, oppure per fare decorazioni sulla torta. Signori, missione compiuta. È ufficiale. L'Italia odia i vlogger. Finale inatteso, veramente. La cosa mi ha spaventato veramente tantissimo. Stavo guardando la confezione. No. No, 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 no. È impossibile. Ogni porzione ha 139 calorie, di cui 6,9 grassi, 16,4 carboidrati e 2,2 proteine. Sapete cosa significa? Significa che un pacco ha ben 834 calorie. No, ma stia scherzando. No, io non lo faccio più questo video. Ok, bello. Sarà la mia nuova confezione per tutti questi biscotti. È arrivato il momento però di assaggiarli. Palle, quanta plastica inutile. Sarà molto sbatti, perché tutte le calorie che mangerò le sprecherò ad aprire i singoli pacchettini. Assaggiamo. Oddio. Devo dirvi la verità: rispetto ai Nutella Biscuit non sono affatto male. Sono molto meno biscottosi, ma molto più cremosi. Le dimensioni mi sembrano anche alquanto più piccole. Spero di non farci indigestione. Allora, facciamo così: dato che non ho sbatti ogni volta di aprire un pacchetto, mi ci metto ora un attimino a riempire questo barattolo con tutti i Bisco Crema. Let's go! Penso sia pulito, almeno lo spero. E una scatola è andata. Via con la seconda. Quanta plastica inutile, Bisco Crema. Maronna mia. Seconda scatola andata. Per adesso basta così. All'interno di questa scatola ci sono 1670 calorie.
coronavirus. Dato che è arrivato il momento di andare in palestra a spingere, ho bisogno di un po' di calorie, anche perché stamattina non ho fatto colazione. Quindi cosa c'è di meglio che non fare una fottutissima colazione? Bisco crema. E la potenza dei bisco crema entri in me. Madonna. Acqua. Per adesso mi fermo qua. Credo di stare per vomitare. Siamo arrivati in questo momento davanti alla palestra. E spesso molti di voi, come al solito, mi chiedono: ma Lorenzo, qual è la tua integrazione attuale? Bene, partiamo subito con un pre-workout, che in questo caso è composto da dei biscottini della Pandistelle, ovvero i bisco crema. Vi devo dire la verità, ogni volta aprire questo barattolo è come se fosse un vaso di Pandora. Cioè, escono i demoni. Oh my god. Allora, pre-workout dipende dai due ai tre biscottini. Intra magari lo evito per non affaticarmi lo stomaco, e post workout per recuperare i carboidrati. Sì. Andiamo a cambiarci. Ok, come al solito oggi andrò a fare un allenamento molto voluminoso, tanti set, tante ripetizioni. Bisogna un po' di energie prima di iniziare l'allenamento. Consiglio sempre a tutti quanti di integrare un po' con i bisco crema. Sapete, le loro proprietà nutritive. Avevo intenzione di portarmi in realtà il barattolo dietro con me in palestra, però secondo me se mi vede qualche cliente mi ammazza. Andiamo a pompare! Raga, non potete capire che sbattimento allenarsi con sto piede, veramente. Devo sempre starci attento. Lo appoggio, mi fa male, non posso piegare le dita in questo modo qua. È veramente un disastro, però cosa ci devo fare? 30 giorni così, 30 giorni che bisco crema siano con me nel cuore. Come immaginerete tutti voi, la cosa più difficile da fare in questo momento per me è allenare le gambe. È un periodaccio veramente di merda, raga, credetemi, assurdo. Se magari avete qualche idea su qualche variante per le gambe, ad esempio in questo momento io sto facendo leg extension, leg curl, che evito di caricare peso sui piedi, fatemelo sapere, trovate qua sotto l'area dei commenti. Vado a fare un salto ai Caraibi e noi ci vediamo tra poco. Prima di andare ai Caraibi però c'è una cosa che devo fare, ovvero prepararmi mentalmente. Merda. Vediamo così le primissime 1670 calorie. Ne mancano due. Un guerriero ce la puoi fare? Il barattolo magico è vuoto, quindi è arrivato il momento di ricaricarlo con altri due pacchi. Aggiungiamo sempre su MyFitnessPal altri due pacchi, altre 1670 calorie. E siamo a un totale di 3300. Prima di uscire però mi concedo un attimino di relax. No. Allora, in questo momento sto lavorando per voi, nel senso che oltre a farvi video, se volete avere qualche spoilerata mi raccomando seguitemi su Instagram, trovate qua sotto in descrizione come sempre tutti i miei link, e vi lascio qua in schermata il nickname col quale mi potete trovare se magari non avete voglia di andare in descrizione. Il progetto è veramente figo, vi voglio annunciare che tra poco, a breve, inizieranno a uscire qualche spoilerata, quindi mi raccomando rimanete sintonizzati su tutti i miei social, che alla fine poi sono due, YouTube e Instagram. Come molti di voi mi hanno fatto presente su YouTube, è da un po' che Luca non si fa vivo nei miei video, ma tranquilli, non ci ho litigato. Semplicemente siamo rimasti un po' staccati, avevamo entrambi molto da fare, ma oggi finalmente lo rincontrerete. Infatti sto per uscire e lo sto andando a incontrare. Tra l'altro stiamo organizzando un viaggio per voi, perché voglio portarvi veramente in giro dappertutto, grazie dell'affetto. Ya rispondi. Oh, bella man, come stai? Ok, ascolta, avevo una roba da chiederti. Tu cosa fai oggi? Ci vediamo, zona Porta Romana. Tu devi tenerti libero, guarda un attimino se sei libero al volo, perché preparati, quello che ti sto dicendo probabilmente sconvolgerà te, la tua famiglia e i tuoi animali. Te lo dico, noi partiamo a Miami. Così? Così. Andiamo a conquistare la Florida. A posto, perfetto. Abbiamo un altro nell'equipaggio, grande man. Come al solito mi fa super super piacere portarmi in vacanza uno come Luca. Lui ancora non sa che video io sto registrando oggi, quindi ora lo saprà tra poco. Beh,
Amico. Luca, finalmente bentornato. Ascolta, volevo farti vedere una cosa. Oh mio Dio, tipo i pan di Stella Biscuits. I bisco crema per 24 ore. Mangio solo quello. Ora dobbiamo fare un taste test. Tu ne assaggerai uno, ok? Taste test. Tra l'altro ho assaggiato ore Nutella Biscuits. Ne assaggiati da poco. L'altro bravo. Ieri. Bravo, molto bravo. Sarai l'unico in questo video a provare questi biscotti. Ah sì? Bella raga, sono tornato. Sono tornato a spaccare tutto. No, sono uguali ai Nutella Biscuits. Però la frolla di Nutella Biscuits è più crunchy. 160 vedete? Calorie, tipo circa un pacchetto con due biscotti. Man, prima che tu vada, fammi da testimone gli ultimi due biscuit. Devi comprarne altri per stasera. No, ti due pacchi. Ora io e Luca ci separiamo. Bella bro. Yo bro, yo. Yo yo yo. È arrivata l'ora di cena. Wow! Ma veramente? Il bisco crema? Veniamo a noi. Ultimi due pacchi, che calcolando tutto su MyFitnessPal ne ho aggiunti altri 336 grammi. Abbiamo 1670 calorie. Sapete cosa vuol dire? Che siamo a 5010 calorie. La cosa interessante è che io riesco a permettermi di fare video del genere semplicemente perché sono sicuro che riceverò tante critiche, ma nessuno vi sta dicendo di farlo anche a voi a casa. Lo sto facendo io ed esclusivamente io, soltanto per un motivo di intrattenimento. Questo è un giorno qualsiasi nell'arco di 365 giorni che io rimango a dieta. Ragazzi, se per un giorno mangio solo bisco crema, ma chi può fottere qualcosa? Devo editare video per voi ragazzi, ok? Per voi. Massimo supporto con sti like. E andiamo. Tecnicamente il cioccolato fa male ai cani. Te ne faccio assaggiare un pezzettino. Fammi sapere cosa ne pensi di questo biscuits. Piace? Ne mangeresti altri? Dimmi. Dillo a loro. Ne mangeresti degli altri? Sì? Ne mangeresti degli altri? Ah, vi prego aiutatemi. Ok, gang, siamo arrivati agli ultimi. Ne mangio ancora un paio. Dillo con una tazza di latte. C'è Rudella che mi sta intercettando. In questo momento, io che mi sta hackerando il sistema. Stacca tutto! Johnny, stacca tutto, stacca tutto! Help me! Più buoni Nutella. Vero? Grazie, Grazie. Ciao. Grazie a te. Comunque tra i due, non so chi ha le ciabatte più brutte. Madonna. Oh, cucciolo, finisci di tutti. No, Con latte, se lo vuoi. Buonanotte. Buongiorno. Quanto è cambiato il peso. Questo era anche per farvi capire che fare un video così non cambia assolutamente nulla per un giorno. Io ora in questa settimana tornerò sicuramente a dieta. Ragazzi, io vi ringrazio per aver visto il video finora. Se ancora non siete iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi. Attivate la campanella delle notifiche per riceverne sempre una ad ogni mia nuova pubblicazione. Venite a trovarmi su Instagram e come al solito ci vediamo in un prossimo video.